Questa nostra società, ma anche la società del tempo in cui ha vissuto Benedetto XVI, prima come sacerdote, come teologo, poi come vescovo, è stato vescovo nella sua Germania, poi come aiuto diretto del Papa, come responsabile dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa società è stata sempre caratterizzata da una progressiva riduzione del dato, tra virgolette, di Dio nel mondo, nella società. Ma l'assenza di Dio è veramente una dichiarazione di esclusione totale di Dio oppure è una domanda su Dio stesso? Cioè, come dicevano alcuni pensatori del Novecento, quando dialogavano con l'ateismo, che la negazione stessa di Dio presuppone la domanda sulla sua esistenza. E quindi negare Dio non vuol dire escluderlo del tutto, non vuol dire escludere che lui possa esistere. E su questo Papa Benedetto ha svolto una grande produzione, una grande riflessione teologica e intellettuale. Pensate che il 12 settembre 2008 ha incontrato a Parigi, presso il Collège des Bernardins, fatemi dire qualcosa di me, che io ho visitato e a cui ho partecipato anche a degli incontri, quindi sarebbe non solo il fulcro della cultura francese, ma il fulcro proprio di una grande, del grande pensiero cristiano dell'Occidente, dove si incontrano teologi, dove si incontrano filosofi, dove si incontrano grandi pensatori, scrittori, poeti, scienziati, eccetera. Bene, quel 12 settembre 2008 Papa Benedetto scriveva, tra l'altro, un Dio soltanto pensato e inventato non è un Dio. Affermazione che ha ripetuto più volte. Se egli, cioè questo Dio, non si mostra, noi comunque non giungiamo fino a lui. E grazie a Dio, il Dio di Gesù Cristo si è mostrato, si è incarnato, è diventato uomo, ha mostrato il suo volto attraverso il volto del Figlio Gesù. La cosa nuova dell'annuncio cristiano è la possibilità di dire ora a tutti i popoli che egli si è mostrato, dice Papa Benedetto, egli personalmente, e adesso è aperta la via verso di lui. La novità dell'annuncio cristiano non consiste in un pensiero, ma in un fatto, cioè Dio si è mostrato in Gesù Cristo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.